Where'd you be if you had given to protection? Bene cari amici, ed eccoci qui con un'altra puntata di Don Chisciotte e Mulini a Vento. Don Chisciotte, il nostro caro Alfredo Story, che presenta la sua puntata, e questa sera avremo anche un ospite graditissimo in questa trasmissione. Però prima di passare la parola ad Alfredo Story, io volevo soltanto ricordare alcune cose. Questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni del network, le trasmissioni live parlo, vanno a reti unificate, quindi su tutte le nostre web radio e le web tv, quindi come Radio Reno Web da Casalicchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Ovviamente anche sulle nostre due web radio, Radio Sites e Radio Sites Classic, andiamo in onda. In più andiamo in onda sul nostro canale YouTube, quindi potete cercarci su YouTube come Radio Science, oppure vederci tramite sempre la web tv sul nostro sito radioscience.it. Questo è giusto per elencarvi il tutto. Bene, prima di passare la parola Alfredo, io ho qui una notizia che volevo leggere perché mi ha colpito e mi è piaciuta moltissimo. L'ho trovata sul Fatto Quotidiano. Mercato sonato, l'orchestra senza spine porta la musica classica gratis nei luoghi abbandonati in periferia. È un esperimento del gruppo di musica classica senza spine. Si tratta del primo spazio pubblico in Italia interamente autogestito da Under 35. L'assessore all'economia cittadina Matteo Lepore dice che è un modello da replicare, unico a livello nazionale ed europeo. Insomma, prendete un mercato di periferia, uno spazio un tempo popolato da salumeria e fruttivendole, ma rimasto poi vuoto, insomma, con l'avanzare della crisi, insomma, e il gioco è fatto. Poi metteteci dentro, appunto, questa orchestra sinfonica, l'orchestra senza spine, sono 200 musicisti, tutti under 35, con in testa l'idea di riportare la passione per la musica classica tra il grande pubblico. Così nasce il mercato sonato di Bologna, progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana. Vuole ridare vita attraverso la cultura, l'arte e soprattutto la musica a un luogo ai margini della città, diventato, insomma, con gli anni un deserto. L'esperimento, appunto, è inedito, si tratta infatti del primo spazio pubblico in Italia, interamente autogestito da un'orchestra giovanile. Bene cari amici, e bisogna seguire questa orchestra perché è una cosa che mi ha fatto veramente piacere. Si va incontro alla gente finalmente, anche con la musica classica. Alfredo, io ti passo la palla, saluto il nostro ospite questa sera e entriamo nel vivo della tua trasmissione. Benissimo cari amici, qua sempre da Casalecchio di Reno, una bella giornata di sole, freschina ma molto piacevole. E riprende la trasmissione del martedì sera, ma stasera non è la solita trasmissione perché è una trasmissione più impegnata. Abbiamo come ospite Luciano De Bei, che voi penso conosciate già perché da qualche settimana sta tenendo una trasmissione sul nostro network a lunedì alterni alle 18:30 e si intitola Uomo dove vai, e quindi mi ha fatto piacere la possibilità di intervistarlo. Più come sapete, poi le mie non sono delle interviste, sono quattro chiacchiere così davanti a un caffè serale, quindi per così affrontare questo tema, io da ignorante assolutamente sulla filosofia, ma a cui credo però moltissimo, come sia impegno di ricerca e anche impegno sociale. Carissimo Luciano, a te la parola per un saluto agli amici. Grazie Alfredo, un saluto cordiale e caloroso a tutti i tuoi radioascoltatori di questa sera. Sono qui cercando di dare il mio modestissimo contributo
perché credo che sia importante nella vita potersi aiutare soprattutto nella conoscenza. Questo è quello che io vedo, tra l'altro, che manca molto verso i giovani oggi. Comunque, Alfredo, ti lascio a te la parola. Questo è già una premessa molto interessante, perché viviamo, specialmente poi noi che abbiamo una certa età e quindi abbiamo conoscenza del passato, in una società estremamente demotivata e quindi sempre in pericolo del potere altrui, più che altro. La prima domanda che ti faccio è una domanda che si riferisce a una frase che diceva mio padre, così scherzosamente. Mio padre era maestro elementare, poi non l'ha mai poi utilizzato questo titolo, solo per un breve periodo prima della guerra, e mi diceva sempre: la filosofia è quella cosa con la quale e senza la quale il mondo rimane tale quale. Frase che ho già comunque letto o sentito in altre occasioni, anche recentemente. Quindi a te, che sei un filosofo, mi sembra che sia giusto a dare una risposta a questa frase, questo frase scherzosa. Ti ringrazio del titolo che mi hai dato, ma non lo ritengo calzante nel mio caso, perché no, è giusto per dire, perché la filosofia, vedi, secondo me, intanto diciamo subito, no, che la filosofia, la definizione tradizionale è quella che dice è l'amore della sapienza, amare la sapienza, cioè è quella cosa, la sapienza, che noi vediamo tantissimo anche nella Bibbia e che è ricercata da moltissimi saggi e re soprattutto, che hanno la responsabilità di un governo, senza la quale, cioè senza la sapienza, non è possibile né regnare e neanche vivere, almeno vivere come esseri umani, intendo dire. Sono i libri. Quindi è una scienza di fatto, ma è una scienza che non si apprende con la mente razionale, qui è il punto. Non è semplicemente andando a scuola, anche se giustamente, avendo un valido e valente maestro, come un valente filosofo, sicuramente si possono fare grandi passi avanti, ma non è detto, come è dimostrato nella storia, che i grandi maestri che si sono susseguiti, che tutti i discepoli che hanno avuto sono stati di grandi, altrettanto grandi maestri. Quindi bisogna avere anche una predisposizione, cioè bisogna avere anche il terreno adatto per coltivare una determinata pianta, che è la sapienza, per l'appunto. Magari la sapienza può nascere anche nelle persone dove vivono in modo molto isolato e lontani da un contatto con qualsiasi conoscenza, e possono naturalmente sviluppare una forma di sapienza. Come diceva San Paolo, no? Lo spirito va dove vuole. Esatto. Quindi non possiamo controllare noi esseri umani e incanalare la sapienza. La sapienza, ripeto, nasce come e dove vuole, con le circostanze del momento, chiaramente, perché bisogna contestualizzare anche il momento storico in cui si sta vivendo. Quindi l'amore per questa sapienza deve intanto nascere dentro da noi, dentro di noi, in modo spontaneo, cioè non c'è niente da fare. E così come noi siamo attratti naturalmente in modo individuale e personale verso delle cose in modo diverso, così noi naturalmente amiamo il conoscere per il conoscere e per l'amare, perché la sapienza non è altro che una conoscenza di amore, no? Quindi bisogna avere una predisposizione, secondo il mio punto di vista, del mio modesto osservatorio, una predisposizione verso la giustizia, la verità, cioè non si può essere sapienti e nello stesso tempo dire delle menzogne. No. Quindi l'amore per la verità è fondamentale. Io credo, anzi sono convinto, che una persona quando ama
se non ha la verità in una tasca e la giustizia nell'altra, non può dire di amare e non può parlare di amore. Cioè deve tirar fuori dalle due tasche sia l'una che l'altra. Ci sono tre elementi sostanzialmente che si mutuano reciprocamente, si sostengono. Non può esistere amore senza giustizia e verità, e viceversa le altre. Questa è la mia modesta convinzione. Molto corretta e molto bella. E hai detto che la filosofia, o almeno il primo germe della filosofia, nasce di solito in terreni pronti a recepire. Quali un sono tempo, per esempio, la Grecia era un terreno molto fertile, no? Quindi abbiamo la grande filosofia greca, diciamo attorno al 500 prima di Cristo, che poi è un periodo molto, molto intenso di stranamente poi nel mondo succedono questi eventi anche in parti molto lontane che non erano a contatto. Teniamo presente che 500 anni prima di Cristo, quindi parlare di Grecia e dalla Cina è come dire parlare agli antipodi, no? Però avevamo nello stesso quel periodo avevamo anche un Lao, cioè un grande filosofo che è stato il padre del taoismo, per esempio, una grande scienza spirituale che è ancora poco conosciuta ai nostri tempi. Volutamente il mondo cristiano, tra l'altro, ha un po' questa nel germe e nel proprio DNA, questa presunzione che le altre non c'è niente da conoscere, da capire, da imparare dalle altre culture. Questo è un grave errore, grandissimo errore. Abbiamo tutti da imparare e tutti anche da insegnare. Quindi più abbiamo uno scambio intelligente, chiaramente, fra culture diverse, e più si cresce tutti quanti in modo più completo. Quindi la Grecia nel 500 prima di Cristo ha visto grandissimi personaggi come Socrate, che conosciamo benissimo, no? Eraclito, l'oscuro, è un personaggio talmente oscuro che ancora oggi è difficile, con i suoi frammenti piuttosto difficile conoscere, ma ecco, esatto. Ma anche qui però vedi, anche qui è difficile conoscere con la razionalità. Se tu leggi, infatti, per esempio, ecco, la mia naturalezza nell'approccio con questi studi, che poi tra l'altro i miei sono stati molto orientati più verso l'Oriente, più l'India che l'Occidente, non sono stati improntati nel percorrere lo studio dei più o meno grandi commentatori. Io sono andato subito alla fonte, e quindi prendo l'autore direttamente, e io quindi lo consiglio un po' a tutti, questo approccio. Secondo me è quello che ha dato maggiori risultati, perché i commenti, per quanto elevati possono essere, sono già fuorvianti di per sé, perché condizionano. Viceversa, andare direttamente alla fonte, cioè l'autore, e già la traduzione la dice lunga, perché non è detto che la traduzione sia fatta nel modo corretto. Però a parte questo, andare alla fonte e, come dicevo prima, attraverso quelle tre caratteristiche fondamentali, l'amore per la verità, per la giustizia, eccetera, quando ci si mette nella propria cameretta a leggere determinate frasi, anche oscure, e poi lasciare che la mente libera vada negli spazi eterei e intuisca, perché l'intuizione è come un lampo che arriva d'improvviso. Quindi c'è un approccio completamente diverso tra questo e quello di leggere un commentario di cui io devo quantomeno prendere più conoscenza possibile, e quindi devo portarmi appresso un altro bagaglio di condizionamenti. Ma questa non è vera conoscenza. Questo che hai detto è estremamente interessante, Luciano, anche perché, giustamente, come hai detto, può essere fuorviante avere una conoscenza di seconda mano invece che direttamente.
e credo che adesso non so se forse dico una sciocchezza, ci possa essere, se si legge il testo di prima mano, cioè lo scritto o in lingua originale o tradotto, anche se come sappiamo la traduzione è sempre un modo di esprimere di chi lo traduce, sì. Ci consente di avere di riuscire a filosofare meglio, diciamo, di poter mettere qualche seme nostro all'interno del discorso che noi leggiamo. Ecco, vedi, Alfredo, è proprio qui il punto fondamentale che, per cui l'umanità anche oggi non cresce. Noi dentro di noi, tutti quanti, abbiamo delle potenzialità, magari diverse uno dall'altro, per carità, ma abbiamo delle potenzialità che dobbiamo tirare fuori, far uscire. Il modo, la via, il viatico per far uscire queste potenzialità è l'intuizione, non è la conoscenza razionale, non è andare a scuola e imparare una lezione a memoria. Esatto. Il vero maestro è quello che dà l'input e stimola l'intuizione. Quello è il vero maestro. Cioè, io devo aspettarmi dall'allievo la risposta, non che gliela devo dare io la risposta. Capisci? Certo, esatto, non deve essere la risposta imposta, ma una risposta genuina. È arrivato Ugo di Bari. Che saluto volentieri, anche se non lo conosco. Sì. Ma... Ci siamo sentiti anche l'altro giorno che nella tua trasmissione, se non erro. Abbiamo appena iniziato, Ugo, e stiamo parlando così a prendere un primo approccio verso la filosofia, verso il terreno, l'humus che può nascere, può far germogliare la filosofia. E quindi, se tu vuoi fare una domanda, come sempre ci alterniamo. Io intanto saluto il nostro ospite, saluto i nostri ascoltatori, saluto naturalmente Alfredo e il nostro regista Rosario. Domande ce ne sono tante, soprattutto ci sono tante domande che poniamo noi stessi prima che magari di porre agli altri. Oggi ho incontrato alcuni amici, pazienti che vivono il malessere della vita, no? Cioè il vivere quotidiano, anche perché molti credo che siano come noi, penso, alla ricerca di un significato, e il significato è questo essere postumano, se sarà in grado di sostituire l'attuale uomo che è il responsabile di tanta devastazione. Questa è una delle prime domande che vorrei porre a voi e agli ascoltatori. Sì, pronto? Pronto? Sì, ecco, no, quindi di nuovo Ugo ti auguro una buona serata. Se ho colto bene, perché non riesco a sentire bene la tua voce come Alfredo, comunque. Sì, comunque io posso risponderti in questo modo dal mio punto di vista. Oggi, come sempre nella storia, noi stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato. Ora è chiaro che gli uomini di oggi eravamo i bambini di un tempo. Noi siamo stati educati in un certo modo e quindi noi ci muoviamo e ci comportiamo in base a quel tipo di educazione che abbiamo ricevuto. Oggi, se mancano, se ci sono molte lacune, è perché è mancato, secondo il mio punto di vista, il vero corretto insegnamento e l'approccio con la vita. Noi la scuola purtroppo, anche adesso io ho una nipotina che va a scuola e io vedo, ogni tanto gli do qualche piccolo aiuto, ma vedo l'approccio che hanno questi bambini con gli insegnanti, con la scuola in generale, eccetera. È un grosso problema, perché il bambino, torna come dicevo prima, deve essere attraverso l'istruzione aiutato a tirar fuori la sua vera natura,
ai vari livelli chiaramente, perché se parliamo ai bambini delle elementari avremo un certo approccio, se parliamo a livello universitario ne avremo un altro. Ma giusto per toccare solamente fare un cenno, vediamo la situazione scandalosa che c'è anche oggi nei vari asili, no? Quindi c'è una mancanza di preparazione degli insegnanti, c'è un scollamento tra l'insegnamento e i genitori, in questo caso, in cui si dovrebbe educare i bambini attraverso un insegnamento comune. Quindi quello che il bambino riceve a scuola dovrebbe riceverlo anche a casa. E l'approccio che deve esserci verso il bambino, che è un materiale molto delicato, è fragile, perché apprende tutto, è una spugna che assorbe tutto. E il bambino fa mille domande e quello che gli si dice ci crede. Ed è ingannevole invece da parte nostra, che viviamo in una società menzognera. Vede una cosa e poi vede il contrario. Chiede al papà o alla mamma e non è in grado la mamma e il papà di rispondere, perché non può rispondere, perché se dovesse rispondere la verità dovrebbe smentire tutto. Quindi il bambino oggi è disorientato in modo folle. Questo bambino però fra un po' di anni sarà adulto. Cosa pensiamo di aspettarci da una società di questo tipo? Quindi noi è come un grande manicomio in cui noi questi bambini li buttiamo dentro, e in questo manicomio pensiamo che vengano su degli adulti intelligenti. Non è così, perché nelle scuole filosofiche di un tempo, prendiamo Pitagora per esempio, che poi lui selezionava i suoi alunni, ma lui non si faceva vedere per 3 anni prima. L'allievo entrava in questa comunità e per 3 anni viveva e non poteva neanche sentire il maestro, ma sentiva gli altri allievi che riportavano determinate forme di comportamento, eccetera. Quindi era tutta un protersi, una predisposizione mentale e psicofisica, perché anche il fisico ovviamente fa la sua parte, proiettata verso un'educazione. Ma prendiamo per esempio anche il mondo vedico, di cui io, come dicevo prima, sono molto più interessato, perché lo amo di più, nel senso che è molto più ricco, lo amo di più in questo senso, che c'è una ricchezza nell'India antica che noi non immaginiamo nemmeno. Comunque nel mondo vedico c'era la società vedica, importante in un certo modo, molto molto importante. C'erano le classi, va bene, in cui per esempio il giovane bambino dai 5 anni fino ai 18 più o meno veniva educato, si chiamava brahmacharya, cioè l'educazione morale del comportamento che doveva avere l'individuo nella vita. Ma ci rendiamo conto? Quindi non era un insegnamento semplicemente di conoscenza, che allora nel periodo vedico erano anche molto profondi conoscitori dell'astrologia, dell'astronomia, eccetera eccetera, quindi conoscevano molto bene le materie matematiche. Lo zero per esempio si dice che viene dall'Oriente, tanto per dirne una, poi transitato per Medio Oriente, negli Arabi eccetera, comunque sia. Il bambino veniva educato nella virtù, dopodiché a 18 anni aveva la possibilità di scegliere 3 indirizzi: o il brahmana, cioè il sacerdote diciamo, o il guerriero, dipende poi dalla condizione di casta in cui si trovava, o il padre di famiglia. Ma nel momento in cui approcciava una di queste, comunque aveva un'educazione comune. Anche il padre di famiglia non poteva uscire da certi schemi mentali che aveva. Quindi la società continuava, non aveva soluzioni di continuità, continuava con quella determinata impostazione morale, e non c'erano tranelli che potevano poi riscontrare nel corso della loro vita. Quindi il padre si sposava in un certo modo, educava i figli in altrettanto modo, eccetera eccetera. Quindi c'era una continuità molto importante. Poi magari questo padre, giunto a una certa età, quando i figli erano adulti, si ritirava nella foresta
e lì entrava in una ricerca spirituale molto più approfondita. Ma a parte questo, quindi la società non aveva scossoni, traumi come oggi. Quindi è difficile dire, cerchiamo di porvi una pezza allo strappo che abbiamo fatto. Qui c'è tutto da rifare, onestamente, non sto drammatizzando. La società del terzo millennio, sarà completamente, dovrà essere completamente diversa. Per me questa sta, purtroppo sta morendo, questa società capitalista. Di solito le società hanno un'evoluzione anche sociale di 2, 3, 4 secoli, non di più. Poi le spinte evolutive della coscienza pure comunque le fanno cambiare. Quindi noi siamo prodomi adesso a un nuovo inizio, noi siamo nel mezzo, nel guado, tra il morire di quella vecchia e la nascita di quella nuova, che non sappiamo ancora come sarà. Io mi auguro e auspico che sia migliore, non è detto comunque. Qui dipende molto dal gioco della coscienza degli individui, che come delle forze ci sarà una risultante. Quando entrano delle forze in gioco c'è sempre una risultante, non so questa risultante che direzione prenderà, perché le condizioni sociali sono molto fluide oggi e imprevedibili. Niente sta cambiando le cose anche geopolitiche nel mondo, eccetera, quindi non è facile. Però tornando a noi, io credo che finché noi non cominceremo a educare i bambini in un certo modo, e oggi i bambini invece sono le persone più esposte a rischi e pericoli nella società, capiamoci bene, perché sono i più vulnerabili, sono attaccati dagli adulti, sono maltrattati dagli adulti, sono ingannati dagli adulti. Noi abbiamo defraudato, parliamoci chiaro, abbiamo defraudato il futuro di giovani che hanno 18, 20 anni, 25. Vengono fuori da un istituto, da una scuola, e cosa fanno? Devono andare all'estero? Non lo so. Sì. Questo è veramente il dramma di oggi, il dramma odierno. Mi è interessato molto il discorso che hai fatto sulla continuità dell'educazione in India, e io credo, forse sbaglio, è un po' l'iter educativo delle nostre società contadine di una volta, in cui esisteva una unità familiare e quindi una possibilità di ereditarietà dell'educazione e delle, come si potrebbe dire, degli indirizzi di vita, cosa che adesso non ci vedi un tempo contadina, le famiglie si sono deframmentizzate, esatto. E poi i genitori non hanno assolutamente più tempo di gestire i figli, sia la madre che il padre, perché arrivano a casa stanchi e vogliono buttarsi davanti a quella cosa oscena che è la televisione, esatto. E muore questo filo logico, praticamente morto. Ecco, se mi permetti, Alfredo, poi vedi, certo. un tempo l'anziano, per esempio, sia a livello di nucleo familiare, che poi tra l'altro un tempo c'era la necessità, più che la necessità, di convivenza di più nuclei familiari all'interno, certo, sì. Il vecchio però, oltre che avere un carisma ancora e un'autorità, anche se pur fuori dal ciclo produttivo, comunque aveva una saggezza che trasmetteva ai nipoti, magari anche il semplice raccontare una fiaba, per esempio, no? Di cui io sono io ho fatto alcuni mesi, tra l'altro, in una casa di ricovero, in cui raccontavo le fiabe agli anziani. Ma perché raccontavo le fiabe agli anziani? Perché poi prendevo spunto da queste fiabe per estrapolare un concetto. Tu sai che ci sono tre possibilità di lettura in un testo. C'è il testo, l'interpretazione cosiddetta letterale, l'interpretazione mentale o psicologica e quella spirituale. Certo. E gli anziani,
io vedo il dramma di queste persone che sono prossime a una morte che purtroppo toccherà a tutti, e non sono preparati, come non sono stati preparati nella vita ad affrontare la vita sin da bambini, non sono preparati neanche a affrontare la morte. E invece qui, attraverso una semplice lettura, cercavo di trasmettere quel pochino di insegnamento spirituale che potevo uscirne da quelle fiabe e far capire che noi siamo anche esseri che in qualche modo potremmo godere anche il dopo, se abbiamo una predisposizione e siamo in grado di poter modificare la nostra forma mentale. Non è facile, chiaramente, sì. Perché non è che una serata, due, puoi far cambiare opinione o visione, punto di vista a una persona, ma se piano piano si comincia si può ottenere qualche risultato. Certo, se si comincia molto prima, per esempio la fiaba, ecco, un'idea potrebbe essere banale, sciocca, ma così come noi i numeri, per esempio, li insegniamo dall'elementare, il concetto di numero, no? Cos'è il numero? E poi lo stesso concetto lo ampliamo all'università, perché all'università diremo ancora cos'è il numero, però certamente su una visione più globale, universale, no? Non è più ristretta al semplice schema quadrato della tavola pitagorica, no? Per dire cos'è il numero. Anche la fiaba, se fosse insegnata da giovane in un certo modo, la memorizzano, perché molti anziani è molto facile ricordare quello che si è fatto da giovane. Poi la stessa cosa va ripresa a livello psicologico un po' più avanti, e poi un po' più avanti ancora a livello spirituale. Capisci come poi quella cosa rimane traccia indelebile nella nostra mente? Questa è la tua esperienza delle fiabe. Io la sto facendo da un paio d'anni con gli anziani nella lettura di antologie di racconti sul passato, che va dalla metà dell'Ottocento al giorno d'oggi. Benissimo, proprio per riattivare la memoria. Esattamente, siamo in sintonia comunque, perché tu affronti il stesso problema da una posizione un po' diversa, ma non cambia. Io adesso sto leggendo due libri di Francesco Guccini che proprio trattano delle cose dall'inizio del Novecento, le piccole cose, la scuola, il tram, i giorni, non grandi cose normali, il cinema, i popcorn invece dei lupini, tutte quelle piccole cose che loro ricordano con molto piacere. Però perdonami Alfredo, ecco, come dicevo prima, nel periodo vedico, vedi, qui abbiamo una differenza abissale proprio cosmica. I vari responsabili degli vari imperi, quindi, che si succedevano allora, quindi i re che c'erano, erano prevalentemente persone illuminate, cioè erano già, non dico di santi, alcuni erano già anche santi, ma erano delle persone comunque di quella saggezza, e qui torniamo alla filosofia, quindi loro vivevano, gestivano lo Stato, e quindi avevano un senso di responsabilità della cosa pubblica già allora, estremamente serio, importante, e avevano poi a fianco dei bramani, cioè quindi delle persone spirituali che sostenevano con la loro saggezza le loro decisioni che andavano a prendere di giorno in giorno, compresa la guerra che avrebbero dovuto fare magari nelle necessità. Oggi qua manca tutto, i governi che abbiamo, capisci? Ecco, se tu vedi un attimo, provi a immaginare quello che stavo dicendo nel periodo vedico e trasportalo ad oggi, qui pensi subito, ma qui viviamo in una situazione drammatica di caos, qui non ci raccapezziamo più, non ci capiamo più. I governi che ci sono non sono preposti al bene della salute pubblica. Questo è già il dramma. Quindi noi stiamo lottando come Don Quixote, scusami la battuta, anche contro di molini a vento,
Ah, lo quindi, so, è per quello che ho intitolato il programma in sì, questa sì, maniera. Sì, no, appunto, no, ma infatti voleva riprendere proprio questo concetto. Quindi, ecco, vedi come ho colto subito. E la, quindi, capisci, le difficoltà che abbiamo oggi, e noi ci metteremo l'anima e anche la vita su questo, non è il punto qui, e noi siamo votati a questo e continueremo imperterriti anche se saremo soli o delle semplici canne al vento come era esatto. Giovanni il Battista, non è importante, questo non è il punto, perché io dico una cosa, vedi Alfredo, io ho ricevuto dalla vita determinata la fortuna o la grazia, quello che è, di avere un pochino di conoscenza, non molta ma un pochino, certo. E io ritengo che sia giusto e doveroso darla gratuitamente agli altri, esatto. Quindi questo importa, poi quello che quando io darò questa mia disponibilità, se il risultato non è più un problema mio ma è del destino con la D maiuscola, io devo esatto. fare quello che devo fare e dopodiché finisce il mio compito, capisci? Non è che devo risolvere i problemi del mondo, il destino mi chiama a svolgere un compito e io svolgo quel piccolo compito il cui destino mi ha chiamato a svolgere. Allora Ugo, io Daniele, mi pare il tuo nome è Daniele, giusto? Scusa, no, non sento bene Alfredo. Luciano. Ugo, non so, sì. Il tuo nome è nome di battesimo? Luciano, sì. Luciano, scusami Luciano. Ecco, io ho colto in quello che tu dici una, diciamo, un'interpretazione che credo vada bene per questi tempi, ma che dovrebbero essere naturalmente cambiati. Nella cultura indiana c'è chi si dedica alla crescita spirituale, chi, dicevi, sceglie la via della guerra. E mi pare la terza è quella monastica, se non sbaglio. Sì. Il nostro periodo è fatto da fluttuazioni etiche che sono in rapporto a discorsi di natura economica, cioè più va meglio l'economia e più siamo bravi, ed è un rapporto naturalmente che non può durare. Allora la domanda che credo debbano porsi quelli che riescono a farsi delle domande, insomma a riflettere, e quale parte privilegiare nel percorso di crescita, la parte materiale o quella spirituale? Perché una crescita fino ad ora c'è stata in virtù di un aumento di un miglioramento economico, no? Una società del progresso, però abbiamo trascurato naturalmente la parte più importante, quella della spiritualità, quindi quella del comportamento. E quale delle due dovrebbe essere quella deputata a trainare la crescita dell'uomo, quella del progresso materiale o quella della crescita spirituale? Ugo, è chiaro che la domanda che è abbastanza impegnativa, voglio dire, però dà anche una risposta molto semplice e scontata. Non può che essere che la parte spirituale. Perché? Perché intanto dobbiamo dire una cosa, che finché l'uomo non conosce veramente se stesso, tutte le azioni che andrà a compiere non saranno altro che votate al fallimento. Quindi se io dico che l'uomo è composto di un corpo, di un'anima e di uno spirito, quindi, e se non entro nella mentalità di dire che è l'organo superiore che controlla quello inferiore, quindi se la mente andrà a fare determinate azioni, queste azioni, come dicevo prima, nel mondo vedico, il brahmana, cioè il sacerdote, quello, il vero sacerdote, attenzione, non quelli di oggi, che non confondiamo, il vero spiritualista, dava consigli al re. Quindi in questo caso a livello individuale sarà la parte, la componente spirituale, cioè la nostra anima, il cuore, diciamo il cuore, che dovrà suggerire alla mente cosa fare. Quindi noi dal momento in cui ci alziamo al mattino e saremo quindi portati ad agire, noi non dovremo lasciare
il cuore a casa e portarci via solo la mente, perché avremmo fatto una scelta scellerata, folle. Quindi noi dobbiamo prima di tutto prendere conoscenza, e vuol dire entrare in possesso della nostra parte spirituale. Dopodiché, come dicevo prima, nei giovani della società vedica venivano educati brahmacharya fino all'età di 18 anni a essere, avere un comportamento spirituale. Quindi uno deve sapere che cos'è la spiritualità e cosa vuol dire muoversi nella spiritualità. Dopodiché tutte le azioni che andrà a compiere, compresa l'economia, verrà da sé, ma lo diceva anche Gesù stesso, no? Mettetevi nella vostra cameretta contattate il padre vostro che sa quello che avete bisogno, poi vi sarà dato tutto. Cosa vi preoccupate? Non vedete che i gigli eccetera erano già vestiti meglio, certo, di Salomone, no? Quindi perché preoccuparci? Sì? No, questa, sì, è una cosa meravigliosa che hai detto, scusami Luciano. Purtroppo la spiritualità al giorno d'oggi è progressivamente relegata a poche persone. E questo è anche colpa della religione cattolica, che ha distrutto la spiritualità per privilegiare che deve essere lui depositario, mentre come nel Medioevo il popolo doveva essere ignorante. È una cosa allucinante. E si va certamente in chiesa per chiacchierare, per farsi vedere nel vestito e fermarsi a prendere il caffè dopo l'aperitivo. E già per me è una cosa terribile quella di portare il crocifisso al collo o addirittura il rosario, quando non sai assolutamente che cosa ti rappresenta. È una bestemmia per me. E ti parlo da protestante, non sono cattolico, ma sono protestante, quindi ho un altro tipo di cultura. Però vedo questo decadimento spirituale. Ma Alfredo, scusami, io intanto vorrei dire che la diseguaglianza fra gli uomini in ogni caso viene comunque stabilita, sia che si abbia fra gli eletti una crescita spirituale, sia che si abbia una economica, dove verrà trascurato il concetto di uguaglianza. E poi le religioni credo che servano a insegnarci a ragionare, come dicevamo prima, in maniera diversa. Nessuna religione, diciamo, è migliore dell'altra, ma tutte dovrebbero insegnarci a vivere senza della stessa religione, cioè dovrebbero insegnarci, credo, a riflettere, quindi a crescere secondo le indicazioni che ogni religione fornisce. Quindi voglio dire, se dobbiamo raggiungere un percorso di crescita, come giustamente condivido quello che dice Luciano, e dobbiamo farlo dando priorità alla forma, diciamo, che riguarda l'etica, il comportamento, quindi la crescita spirituale, non so in quanti potranno raggiungerla, e comunque si creerebbe in ogni caso un discorso di disuguaglianza, dove l'uguaglianza la potremmo raggiungere quando la materialità non c'è più, cioè persa la materialità, cioè quando saremo morti, in quel caso diventeremo uguali. Ma la spinta dell'economia è la competizione. Allora, se questa società è una società, diciamo, che è gestita dalla voglia di economia, di benessere, e quindi che ha dato priorità alle voglie e alle speranze del corpo, come può interessarsi alla parte spirituale? Dovrebbe fare un percorso a ritroso, oppure degli illuminati dovrebbero farlo. Ma in ogni caso non ci sarà mai un'eguaglianza. Allora, posso rispondere? Certo. Allora, ripeto, dal mio osservatorio io mi sento di vedere questa situazione. E cioè, è chiaro, capisco benissimo quello che dici Ugo, che
L'uomo di oggi è talmente immerso in questa situazione di materialità che difficilmente può vedere la luce che non può vedere. Ma allora dobbiamo capirci su alcuni aspetti. Intanto l'uomo materiale che vive di materialità deve prendere sempre più coscienza della infelicità e della sofferenza che questa materialità gli sta offrendo. Non è a caso che l'uomo oggi soffra più di un tempo. Oggi l'uomo materialmente ha molto di più, ma è più infelice e soffre di più. Quindi deve cominciare quantomeno a prendere coscienza dell'origine di questa sofferenza. Il Buddha, per esempio, va bene, quando si è illuminato ci ha pensato su un mese per dire quello che ho scoperto, lo dico, dopodiché insomma ha deciso di dirlo. Quindi inizialmente ha stabilito di dire e presentare al mondo le quattro nobili verità, e cioè la sofferenza, l'origine della sofferenza e la via che può eliminare la sofferenza. Quindi tutto il suo scienza dello spirito, va bene, è incentrata sulla sofferenza. Dobbiamo capire la sofferenza, dobbiamo analizzare intanto, proprio in termini scientifici se vogliamo, o psicologici se vogliamo. Ma è chiaro che non dobbiamo soffermarci semplicemente a un'analisi superficiale, perché questo non è altro che l'inizio di una introspezione. Dobbiamo fare un cammino interiore. E quello dicevo prima, la religione, a maggior ragione quelle di oggi che poi hanno fallito nella loro missione, o quantomeno hanno concluso le loro missioni praticamente, io dico che l'uomo all'interno di sé ha una spiritualità innata, data dalla vita e dalla natura, e deve tirar fuori questa sua spiritualità. Altra cosa invece è la religione creata, formata dall'uomo, dalla mente dell'uomo, che poi l'ha incanalata a uso e consumo suo. Questo è un altro discorso. All'inizio potevano anzi coesistere i due aspetti, la spiritualità e la religione, ma poi col tempo le due cose sono andate separandosi. Perché vediamo per esempio nel mondo cristiano, con l'Inquisizione, quanti mistici, veri mistici, sono dati a rogo, attenzione, perché oltre che civiltà, comunità intere, sono andati di mistici a rogo, veri mistici, che potevano essere un patrimonio per noi, per l'umanità, ma la Chiesa ha preferito eliminarli. Ma a parte questo che ci porterebbe lontano, voglio dire quindi che noi dobbiamo cominciare a capire che dobbiamo tirar fuori la spiritualità che è nell'uomo, che poi si manifesterà in modo diverso uno dall'altro, perché anche la spiritualità non è uguale, attenzione. Uno la manifesta in un modo, amando per esempio la natura o gli animali o altre cose, e un altro facendo azioni di bene per l'umanità. Quindi sono tutte forme diverse, non dobbiamo essere tutti Teresa di Calcutta, tanto per capirci, no? Però questa spiritualità deve essere tirata fuori nella misura in cui, nel momento in cui esce, io comincio a essere felice, amare la vita e entrare in sintonia con l'altro, perché capisco che l'altro mi completa e io completo l'altro, quindi siamo una comunità sempre più vasta nel mondo sociale. Invece qui il Dio denaro ha diviso l'uomo. Noi nello stesso condominio non ci guardiamo perché l'altro ha un po' di più, un po' di meno e via dicendo, no? Quindi finché noi ragioneremo solo sul piano dell'economia e della fisicità, non ne usciremo. Abbiamo già creato una società di fatto morta. Già Gesù a suo tempo diceva: lascia che i morti seppelliscono i morti. Attenzione, 2000 anni fa, quindi non stiamo inventando nulla oggi, noi abbiamo solo degradato. 3000 anni fa, con il canto della Baba, con quel grande capitolo che è capolavoro, che è la Baba Gita, che è dentro il Mahabharata, che è come un po' l'Eliade per intenderci nel nostro mondo greco, inizia il Kali Yuga. Il Kali Yuga non è altro che l'era della discordia e delle guerre.
ma basta vedere, ogni tanto mi soffermo solo a guardare la televisione per capire i personaggi come si muovono, no? Perché, e io vedo questi amministratori pubblici che dovrebbero avere la responsabilità di amministrare la cosa pubblica in modo pacato e serio, ma dal comportamento che hanno, da come litigano, si capisce solo una cosa, che del bene pubblico non interessa nulla. Allora, già con queste premesse non si va da nessuna parte, no? Quindi stiamo parlando di una società che non c'è, di uno Stato che non c'è, e c'è solo la parvenza, la facciata, ma dietro non c'è nulla. Lo Stato vorrebbe dire coesione, compartecipazione, e adesso fanno delle scelte a livello nazionale, sovranazionale, parlano di un'Europa che non c'è. Questa immigrazione che sta distruggendo il nostro paese, hanno mai ascoltato il popolo? Ma lo ascoltano, non vogliono neanche fare i referendum, per esempio, no? ma siamo impazziti. Cioè, il popolo è l'espressione genuina della collettività, senza la volontà del popolo non si va da nessuna parte. Però il popolo giustamente va educato a ragionare, a confrontarsi, chiaramente. Non possiamo pensare a un popolo tutto litigioso che è egoista. È chiaro che le conclusioni poi saranno nefaste. Noi dobbiamo ricominciare a creare il vero cittadino per la vera società. Qualcuno dirà, ma diventa un'utopia. Sì, è un'utopia perché l'abbiamo creata noi questa situazione, ma non era un'utopia un po' di tempo fa. Quando i padri costituenti hanno fatto la Costituzione, non era un'utopia. E poi che i vari governi successivi l'hanno fatto diventare tale, al punto che adesso dicono dobbiamo cambiare la Costituzione, ma se non l'avete mai applicata. Ma scusa Luciano, se mi consenti Alfredo di certo, certo Ugo. Insomma, una umanità che vive e deve vivere la sua vita, e la deve vivere da vivi, diciamo, non da morti. È una umanità che ha creato la nanotecnologia, ha creato l'eugenetica, ha creato tanti progressi, e magari con questi progressi, anche se diciamo sono iniziati con la famosa Faber, e cioè quell'azienda che a Auschwitz poi costruiva farmaci, eccetera, e anche in questa maniera è riuscita comunque a dare, non a tutti, ma un benessere, un beneficio, uno stato di miglioramento del corpo, insomma, del fisico. Non possiamo chiedere noi, per esempio, ad una bambina che ha visto ammazzati i propri genitori, magari ha visto altre oscenità, non possiamo chiedere né dirle aspetta di stare male per stare meglio, cioè incomincia ad apprendere la sofferenza così stare meglio. La sofferenza lei col suo corpo e col suo spirito la vive già in quel momento. Allora, questa società che è riuscita, come dicevo prima, a costruire diciamo apparecchiature e a modificare anche i geni, faranno molto, forse avremo anche delle iniziative diciamo diverse, e che comunque insegue da sempre il sogno della immortalità, potrebbe ottenere un benessere senza aspettare, ti ripeto la stessa domanda, perché senza aspettare di morire, voglio dire, potrebbe sperare di avere un benessere? Allora io credo che, ripeto, la risposta non può essere così chiusa dentro quattro mura e con quattro parole, perché c'è bisogno di spaziare con la mente oltre, e cioè mi spiego meglio. Allora, intanto guardiamo questa società, come dici tu, che ha creato una scienza, una tecnologia, delle situazioni molto avanzate per certi aspetti, ok? Riconosco, ma a che prezzo? Allora, guardiamo intanto come ha trattato e sta trattando la natura per raggiungere certi risultati. Nessuno mi può disconoscere che, per esempio, oggi l'umanità potrebbe avere grandissime disponibilità di energie gratuite, quando invece determinati monopoli non lo permettono, non lo consentono. Quindi dobbiamo continuare a inquinare di più, a rovinare di più, eccetera, eccetera. Qui entreremo su un campo molto complesso che ci porta un po' fuori strada. Comunque, poi, questa tecnologia è a disposizione di tutti? No, perché vediamo che bisogna pagarla per avere qualche risultato concreto. I più comunque muoiono senza accedervi. Altro. E
la tecnologia ha senso che cresca ancora nella misura in cui deve crescere la coscienza. Se pari pari non cresce la coscienza, la tecnologia diventa un'arma a doppio taglio, cioè si ritorce contro. Quindi non ha più senso parlare di sviluppo ulteriore di tecnologia. Ultimo, un tempo vivevano molto, anche se vivevano meno per tanti altri motivi, però vivevano un po' in una vita più serena e più naturale, quindi meno stressata. Determinate malattie non c'erano, c'erano altre magari perché c'erano infezioni, per carità, epidemie varie, eccetera. Per carità, la scienza non lo sto demonizzando tutta, sia chiaro, sto demonizzando il modo con cui si fa uso di questa scienza. Però allora avevano i corpi, reagivano meglio. Oggi sappiamo, lo dice la stessa scienza, i farmaci che prendiamo oggi, gli antibiotici che prendiamo oggi, non sono più efficienti come un tempo. Quindi è inutile che noi aumentiamo le dosi massicce di farmaci quando noi viviamo una vita malsana, che ci ammaliamo prima, e nessuno mi toglie anche poi dalla testa che oggi l'uomo non è più visto un essere che va curato, ma è un potenziale malato che deve essere malato per sostenere determinate situazioni economiche internazionali di case farmaceutiche. Quindi questo è il dramma che vive la società oggi. L'uomo non è più il centro dell'interesse del suo agire, del suo pensare. L'uomo è un oggetto, come un pollo di batteria. Qui ripeto, andremo su discorsi molto un po' più complessi, ma invece io voglio e desidero riportare l'uomo al centro dell'interesse, e il centro dell'uomo è la sua anima. E quindi torniamo alla filosofia. Luciano, Mandi? Scusami, no, se ti interrompo, giusto per rimanere in tema filosofico. Una teoria non dualistica ma monistica, cioè l'anima è che gestisce tutto, insomma. Sì, se vogliamo, adesso poi non soffermiamoci a etichettare, no, nel senso, quindi l'anima come la parte più intima e spirituale, cioè la coscienza. Se io, poi seguendo, se avrei occasione di seguire le mie piccolissime, modeste spiegazioni che andrò nelle trasmissione che tengo, è chiaro che quando noi entriamo in noi stessi scopriamo quella parte che noi abbiamo ma non sappiamo di averla, l'abbiamo perduta, l'abbiamo dimenticata, e qui è il punto che noi dobbiamo riscoprire, quella parte di noi che esiste ed è l'unica parte reale. Tutto il resto è gioco della mente, nella misura in cui è sempre reale, ma è un gioco come i bambini quando stanno giocando. È la realtà del gioco, ma stanno giocando. Solo la differenza è che loro sanno che stanno giocando, l'adulto ha perduto questa immaginazione di saper giocare. È un po' come l'attore, no? Quando entri in scena, se io so di essere ancora l'attore, recito la parte, non mi tocca la parte che recita, non mi interessa, l'importante è recitarla bene. Ma se mi identifico nella parte e divento quella parte, è chiaro che soffro nella misura in cui il personaggio soffre. Allora, oggi siamo diventati così tutti, abbiamo perduto la nostra vera... Luciano, scusami, se mi piace il dialogo, per cui è una realtà virtuale, stiamo vivendo nella... Sì, esatto. Il umano prenderà consapevolezza di non essere utile, sarà utile il suo essere virtuale, ma non l'essere umano che conosciamo ora. Se continuiamo in questo modo... servirà il desiderio di essere qualcuno, ma non il voler essere qualcuno. Credo che lo vediamo con l'utilizzo maniacale di Facebook. Di Facebook. E con i pericoli che crea. Io purtroppo sono le 22:59 e quindi dovrei chiudere la trasmissione, giusto Rosario? Sì, 22:59, potete andare sul finire, l'ultima, se non avete da ancora qualche altro, diciamo, chiudere qualche altro argomento.
Cioè, volevo aggiungere, Raffaello, mi consenti solo una cosa? Certo. Volevo solo chiedere a Luciano: se l'anima deve essere, lo spirito deve essere prioritario rispetto al corpo, e se il corpo non ce la fa seguire lo spirito, e magari c'è una divergenza fra i due, ma qual è la parte giusta? Cioè, qual è l'uomo vero? Allora, quello che voglio dire è, vedi, le società si susseguono e ci sono milioni e milioni di persone che nascono e muoiono. Quello che è importante per la natura con la N maiuscola, per il creato, non è cosa avviene nella quantità di uomini, ma come stanno evolvendo l'intero gruppo. Mi spiego. La società è come un grande organismo umano, e quindi come un essere unico. Quello che è importante nell'essere unico come uomo è che la parte del corpo non possa prevalere sull'altra, ma tutto deve essere in armonia. Ora, finché non raggiungiamo questo, questo elemento, questo fatto, è chiaro che l'uomo potrebbe anche perire per negligenza. La natura non ha problemi se l'uomo muore, ne rinascerà un altro. Quello che è importante per la natura è raggiungere la perfezione dell'uomo nella misura in cui l'uomo si rende conto che deve agire in un certo modo. Certo. Non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato molto bene. Sì, molto bene. Certo. Va bene. Purtroppo si potrebbe continuare ad libitum questa conversazione, ma abbiamo i nostri tempi, dice giustamente Rosario. E Luciano, io ti ringrazio enormemente, continuerò a seguire la tua trasmissione del lunedì sera a serate alterne alle 18:30, perché è estremamente utile. Non interessante, che lo è, ma utile per dipanare alcuni misteri, dipanare alcuni dubbi che noi abbiamo e che aumentano. E io mi trovo d'accordo in quello che hai detto, ma ci sarebbero tantissime altre cose, casomai più avanti, se sarai disposto, continueremo la chiacchierata a tre di stasera per vedere ed aprire nuovi orizzonti. Beh, volentieri. Comunque colgo l'occasione già di salutare i tuoi radioascoltatori. Grazie. E spero che siano stati un po' soddisfatti. C'è anche Ugo. Un abbraccio anche a Ugo. Grazie Luciano, ti abbraccio anch'io e ti ringrazio. Stammi bene. Grazie tantissimo. Qui abbiamo un antagonismo, diciamo, tra lo spirito e il corpo, tra la filosofia e la medicina, che mi sembra estremamente interessante. E ricordo che domani sera Ugo e Antonella saranno alle 18:30 con il loro programma del mercoledì, Spazio Aperto, e alle 22 Scusami se ti interrompo, Alfredo. Parliamo con domani. Avremo il graditissimo ospite Pier Giorgio Caria. Quindi parleremo di ufologia, insomma, alle 18:30. Benissimo, ottimo. Ascolterò con molto piacere. Poi alle 22. Alle 22 avremo sicuramente. A te, Rosario. Usa un attimo Alfredo, perché sei un attimo caduto e stavi dicendo alle 22. Vuoi dirlo tu, Ugo? Sì, alle 22 avremo ospite il direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Perfetto. Bene, andiamo con la sigla. Un grazie a tutti quanti. Ricordo che questa trasmissione verrà ripetuta e verrà messa su YouTube e ripetuta poi sulla web radio, sulle web radio e sulla web TV. Un buon ascolto a tutti, il condominio di Radio Saiuz. Arrivederci. Where'd you be if you had given to pretend?
protection.